Quindi potremmo dire tutte le relazioni fondate sul bisogno prima o poi si interrompono. Vi trovate le tipe narcisiste, o quelle che vi trattano male, o quelle che vi friendzonano, perché voi avete delle insicurezze. Hai capito 200 volte la stessa cosa, però continui a rimanere in quella situazione, vuol dire che non hai capito niente. E allora avete delle possibilità che la relazione nuova che andate a intraprendere sia una relazione migliore della precedente. Allora, ragazzi, io vi vorrei leggere una cosa che ho scritto riguardo le relazioni sane. Le relazioni sane, sia sentimentali che amicali, sono quelle dove ambedue lavorano in sinergia per stare bene assieme, con la volontà di farlo perché ritengono che quella relazione sia preziosa e benefica, gioiosa e costruttiva. Le relazioni dove non c'è questa volontà forte alla radice, quindi le relazioni dove l'altra persona viene percepita come un pericolo, un nemico, o comunque le relazioni dove c'è una paura di fondo ad avvicinarsi, sono relazioni che nascono e talvolta crescono su un terreno traumatico. E per quanto possiamo essere utili, per quanto possano essere utili a conoscersi e guardarsi dentro, a chi ne ha gli strumenti, è bene sapere che non sono relazioni che possono avere risvolti sani nel lungo termine, a meno che ambedue non riescano a maturare delle diverse consapevolezze. Quindi sostanzialmente, se una relazione, dopo lo spiego meglio, nasce sulla base di un trauma, è difficile che nel tempo poi duri, sostanzialmente, no? Anche se ha un'utilità. Va specificato però che solitamente quando uno dei due o ambedue maturano una qualche consapevolezza e vanno a sbrogliare un qualche nodo interiore, attenzione, quasi certamente la separazione è inevitabile. Cioè, se risolvono i loro problemi o una parte dei loro problemi, uno dei due, molto probabilmente accade una scissione. Nel senso che nelle relazioni nate dal bisogno, le relazioni nate dal bisogno sono destinate a terminare nel momento in cui cambiano i bisogni o vengono colmati da qualcun altro o auspicabilmente da se stessi. Quando c'è una relazione e un bisogno a un certo punto viene risolto, perché uno ha fatto un lavoro su se stesso, perché disgraziatamente è passato qualcun altro che gli ha colmato quel bisogno meglio. Ovviamente la relazione si interrompe, quindi potremmo dire tutte le relazioni fondate sul bisogno prima o poi si interrompono. Per accedere allo stadio dove si smette di trovare i cosiddetti casi umani, perché ovviamente quasi tutti danno la colpa al partner dicendo quello era un caso umano, e quindi per avere una relazione, diciamo così, con la persona giusta, tra virgolette, cioè cosiddetta persona giusta, quindi una relazione di amore e non una relazione di bisogno, è necessario che prima si sia passati attraverso le relazioni grezze e si sia compreso ciò che si doveva comprendere, che è quello che vi ho detto poco fa quando ho risposto a come dimenticarsi di un ex, no? O comunque come staccarsi o slanciarsi dalla ragazza. Se voi non siete passati attraverso questo percorso, non avete capito quello che dovevate capire, non potete dire io voglio stare con la persona giusta e avete 1500 irrisolti interiori e ovviamente questi irrisolti interiori vi attirano i casi umani e chiaramente poi alla fine voi dite come mai trovo i casi umani e questo è il motivo. Almeno esserne consapevoli è una bella cosa. Una volta fatto ciò, cioè una volta consapevolizzato che ci sono tutte queste problematiche interiori e che si è fatto un buon lavoro a livello di relazioni grezze, cioè quelle un po' più basate sul bisogno, quindi un po' più traumatiche, un po' più coi casi umani. Quando avete fatto questo è un passaggio importantissimo, è importante saper uscire dal meccanismo appreso, ovvero sapersi disidentificare dalla relazione sul piano dell'apprendimento, cioè quello di cui ho parlato adesso, e saper passare alla relazione sul piano della condivisione. Bisogna cioè saper vedere che la relazione non è sempre e per forza
un campo minato da percorrere e risolvere senza far esplodere la bomba o i fiorellini per quelli che sono venuti dopo la censura, per chi coglie la citazione. Quindi bisogna uscire dal mindset che dice che la relazione è un campo di addestramento e basta. Sto dicendo che quando arrivate a un certo livello di lavoro su voi stessi, e sto parlando solo per le persone che hanno già fatto dei lavori sulle relazioni tossiche, hanno capito quali erano le cause delle relazioni tossiche e hanno lavorato su loro stessi per risolvere interiormente il problema. Fatto ciò, bisogna capire che c'è lo step successivo. Ok? Cioè che capire che una relazione non è sempre solo e per forza un campo di addestramento. Perché la relazione può avere anche degli aspetti di aiuto, di supporto, di proiezioni, ma non deve essere quella la radice, ma non deve essere la radice della unione che si crea. Altrimenti si otterranno sempre e comunque delle relazioni transitorie, insoddisfacenti. Salvo la magra consolazione in termini dell'io, cioè della personalità, di dire di aver scoperto una parte di inconscio. Cioè uno dice, vabbè, ho fatto la relazione, però alla fine anche questa cosa ho scoperto, ho capito questo di me, ho capito questo di me, ho capito questo di me. Ho capito che hai capito questo di te, bravo, però a un certo punto ha senso anche uscire da questa dinamica, perché ho capito, ho capito, ho capito, hai capito 200 volte la stessa cosa, però continua a rimanere in quella situazione. Vuol dire che non hai capito niente, cioè che sei prigioniero del vortice del devo imparare, devo capire. Non è solo questo, bisogna anche sganciarsi da quella convinzione. E parlo questo per quelli che fanno un percorso, ripeto, Non sto parlando di chi non ha ancora iniziato un percorso. La relazione di condivisione, quella che può durare anche per tutta la vita, è senza che ci si faccia le corna e senza che ci si sforzi di non tradirsi perché si è cattolici o altre cose, convinzioni di non tradimento, la relazione di condivisione è un rapporto che accade nel momento in cui una persona ha tolto di mezzo il grosso della sporcizia interiore, si sta dedicando a sé, non sta annaspando alla ricerca di qualcuno, ha donato se stesso, a se stesso, quello che prima desiderava ricevere dal partner, come proiezione, partner, come proiezione del genitore che aveva agito delle mancanze. Ok, la sapete sta storiella, no? Cioè, tutte le mancanze che i vostri genitori hanno avuto nei vostri confronti, poi vengono richieste al partner sul quale c'è la proiezione del genitore, ok? Del genitore di riferimento. Lo sapete. Se non lo sapete, adesso lo sapete. E soprattutto nel momento in cui è pronto a lasciare andare le vecchie dinamiche relazionali, quindi aspettate che vi rifaccio la frase perché così se no ci perdiamo, quella persona deve aver donato a se stesso quello che prima desiderava ricevere dal partner e soprattutto nel momento in cui è pronto a lasciare andare le vecchie dinamiche relazionali, cioè le cose tossiche, consapevole che ciò che desidera è nel bene o nel male, avere vicino qualcuno con cui camminare lungo il sentiero della vita, non deve sfruttare l'altro per guardarsi dentro o per farsi colmare i vuoti causati dalle mancanze genitoriali. Ok? Ci sono migliaia di modi per guardarsi dentro, anche senza doversi scaraventare nelle relazioni a testa bassa, prendendo a scornate il partner per fargli mollare il drop, il reward che serve per evolvere. Vabbè, ho usato una metafora nerd, spero che la capiate. La relazione forzata e traumatica, quella che nasce perché uno dei due è bravo a manipolare e o perché ambedue hanno un interesse inconscio nel farla nascere, è una prerogativa di chi non sta svolgendo bene un lavoro interiore o di chi ha appena iniziato a svolgere un lavoro. Ok? Quindi se voi non state facendo nessun lavoro sulla vostra persona, oppure avete iniziato da poco, va bene che ci siano le relazioni tossiche, tra virgolette, in modo tale che abbiate la possibilità di conoscere meglio cosa sta succedendo.
Se fate un percorso con una guida, un terapeuta, avete modo di evolvere più velocemente. Se non state facendo nessun percorso, potenzialmente potete rimanere invischiati nelle relazioni tossiche anche a vita. Okay? Chi invece sta lavorando da un po' sulla propria persona e continua inconsciamente a ricreare la relazione traumatica, dove uno dei due respinge l'altro, dove c'è possesso, gelosia, tradimenti, paura dell'abbandono, manipolazione, incompatibilità sessuale, eccetera, è una persona che non si sta realmente e profondamente prendendo la responsabilità della propria crescita, ma sta sempre inconsciamente cercando ancora di farsi salvare da mamma e papà, che sono proiettati nel partner, come già detto. E questo è un atteggiamento malsano, spesso inutile o ben poco utile alla propria crescita nel momento in cui se ne diviene consapevoli. In altre parole più semplici, se non siete consapevoli intimamente e completamente che i vostri bisogni sono dati da questioni vostre interiori e pensate che il partner possa davvero risolvere i vostri problemi, allora va bene che continuate con le relazioni di bisogno, cioè quelle malsane. Ma se sapete quanto appena detto, cioè che in realtà siete voi che dovete lavorare sul colmare il più possibile i vostri bisogni, più possibile, perché adesso lo preciserò. Quindi se sapete quanto appena detto, avviare una relazione fondata sul bisogno non ha senso. È una forma di pigrizia, procrastinazione, poca voglia di fare un lavoro sulla propria persona, diciamo che mantengono delle relazioni fondate sul bisogno, anche se sono consapevoli che sono fondate sul bisogno, perché, passatemi il termine, non c'hanno proprio cazzi di fare un lavoro sulla propria persona, un lavoro reale e profondo. Quindi dicono, ma sì, dai, vabbè, forse era solo la persona sbagliata che avevo trovato, forse era solo così, forse poi, vabbè, me la faccio lo stesso la relazione con la nuova tipa che mi ha scritto, che biribimbarabà. Ecco, no, non è così. Cioè, lo potete fare nel momento in cui, lo potete fare in modo sano, nel momento in cui avete già visto tante cose di voi, ripeto, meglio con una guida, e allora avete delle possibilità che la relazione nuova che andate a intraprendere sia una relazione migliore della precedente. Se no sarà uguale, magari alcuni aspetti saranno, diciamo così, diversi, magari non ci sarà un problema che c'era con quella di prima, però ce ne sarà un altro, ma comunque ci saranno problemi. In quelli che invece hanno qualche base di crescita personale o sono stati un po' in terapia, il pericolo maggiore è quello di arrivare a dire: ma probabilmente se sto con questa persona vuol dire che mi serve perché sto imparando XYZ cose su di me. Ragazzi, guardate che io questa cosa l'ho fatta ahimè per tanto tempo, no? Dicevo, no, ma io questa storia posso portarla avanti perché così intanto capisco questo e quest'altro di me. Cazzate. Cazzate è scritto pure qui nell'articolo, eh? E rimarrà scritto cazzate. Questa è solo una scusa ben articolata per continuare a rimanere nella tossicità per un personale bisogno egoico che nulla ha a che fare con la crescita. Quando una persona comprende il nodo che la porta verso una persona, cioè qual è il suo trauma, problema, eccetera, a quel punto l'agito, cioè la frequentazione di quella persona, è del tutto inutile. Mi spiego, ragazzi, cioè se voi avete capito che, facciamo finta, vi trovate le tipe narcisiste, dico per dire, o quelle che vi trattano male, o quelle che vi frenzonano, perché voi avete delle insicurezze, perché voi vi state comportando da persone bisognose, perché voi tutta una serie di cose che possono creare queste proiezioni, o perché vostra madre non vi amava e quindi proiettate e cercate l'amore sulla fidanzata nuova perché
lei vi deve amare come proiezione della madre. Quando avete capito questo, se voi rimanete a portare avanti queste relazioni, pur vedendo che non state bene, che l'altra persona non sta bene, che nessuno sta bene, che alla base c'è una radice malata, e se lo fate dicendo, ma intanto forse io imparo, lei impara, Gesù impara, ecco, vi state facendo del male, sostanzialmente. Qua faccio un esempio e dico, se per esempio capisco che la mia attrazione verso la donna che mi rifiuta è data da una mia intima percezione di non avere un valore, e quindi dal non conoscermi, e che quindi quella relazione è governata dal trauma, e se capisco che devo lavorare sul mio problema a livello inconscio, a cosa mi serve stare con la donna che mi considera una nullità e che mi allontana? Diventa solo una questione di pigrizia, un'abile mossa dell'io che per continuare ad esistere ha bisogno di mantenere attive le situazioni confuse, drammatiche, irrisolte e superficiali. Tutte cazzate che ci raccontiamo per rimanere all'interno di relazioni che hanno già dimostrato di essere governate dal trauma. E sono volte al nutrimento perpetuo dell'io e non possono portare alla guarigione. Sottolineo, non possono portare alla guarigione. Se tutti e due fanno un percorso con un terapeuta, possono lavorare sul continuare la relazione, ok? L'ho preciso. È molto raro, molto, molto, molto raro, ma l'ho preciso. Cioè, se io vado dal terapeuta, il mio ragazzo va dal terapeuta, pur su una relazione che è nata dal bisogno, ma nel momento in cui io ne sono consapevole, lui ne è consapevole, c'è un sentimento alla radice e vogliamo proprio stare assieme, va bene, io faccio il mio percorso dove mi guardo le mie cose, tu fai il tuo percorso dove ti guardi le tue cose, stiamo assieme consapevoli che ci sono anche dei bisogni alla radice, però facciamo qualcosa, non è che stiamo lì a aspettare. Ah, tu mi devi dare quello che mi manca, l'altro ti dice no, tu mi devi dare questo. Beh, capito? Solo se state facendo un percorso di evoluzione. Allora, in quel caso potete avere una relazione bella, con delle difficoltà, ma bella. Preciso una cosa, non sto dicendo che nella relazione non ci debbano essere proiezioni o che le persone che intraprendono una relazione debbano essere libere da traumi. Perché sarebbe pressoché impossibile. Se una persona fosse del tutto priva di traumi, proiezioni e bisogni, starebbe probabilmente da sola, perché crollerebbe quel legante che spinge ad avvicinarsi a qualcuno. Cioè, se io non ho nessun problema, nessun bisogno, nessuna necessità, probabilmente sono meno motivata, spinta a cercare qualcuno. Quindi posso pure fare la scelta sulla montagna. Così come posso anche condividere qualcosa con qualcuno, però viene meno elegante, ok? Sono relazioni su piani che non ci interessa valutare al momento, ok? Sto dicendo che le relazioni che emergono da traumi e proiezioni sono relazioni utili in fase iniziale di conoscenza e frequentazione, e costruire una relazione solida su queste fondamenta, nella speranza che la relazione sia duratura, facendoci sopra mutui e figli, è ingenuo e pericoloso. Okay? La condivisione è in parte fondata su dei bisogni sani di trovare qualcuno che ci assomigli, che ci capisca e che condivida ciò che siamo e che noi amiamo. Okay? Quindi questo è sano. E quindi un amore a un'ottava superiore, cioè un amore più evoluto, nasce da persone che hanno intimamente deciso di non affidare la propria guarigione a una figura genitoriale sostitutiva. La base, quindi, e concludo, è una presa di responsabilità totale nei confronti dei propri traumi e dell'indagine e guarigione degli stessi, con la certezza che se io mi assumo la mia responsabilità e non scarico, non è che non ho, ma non li scarico, ce li ho, i miei problemi, i miei traumi, i miei bisogni, le mie necessità, tutto quello che è. Ma non li scarico sull'altra persona, ok? Ok, mi assumo la responsabilità, non chiedo quindi assistenza all'altra persona, posso essere dal mio partner compresa nei miei limiti e amata per ciò che sono, ovvero una persona che sta facendo un cammino come tutti, con pregi e difetti. Chiarissimo?
Chi invece si domanda ripetutamente perché non vengo amato per ciò che sono, non ha capito che lui in primis non sa chi è e quindi non mostra agli altri ciò che è, ma va in giro a pretendere che gli altri lo amano per ciò che non è, coi risultati che poi sappiamo, ovvero di essere rifiutato. Lo so che mi ha fatto una bella lavata di capo, però era indispensabile. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto e clicca sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere i nuovi video pubblicati. Condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti. Ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette Facebook che sono contenute all'interno del mio gruppo Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale. Inoltre ti ricordo che nel mio store, al link www.verouomo.it/store, trovi tutti dei percorsi, dei video, audiolibri, videocorsi e un sacco di contenuti che ti possono aiutare a migliorare, a crescere e ad avere delle relazioni più belle, sane e soddisfacenti. Ti aspetto all'interno dei miei canali.